Questa è una fase dove dobbiamo avere un equilibrio un po' tutti, perché era una partita questa in totale controllo, avevamo praticamente, eravamo passati in vantaggio meritatamente, dove siamo forse mancati nella capacità di chiuderla la partita, perché poi inevitabilmente anche un avversario, seppur con tante defezioni, può comunque metterti in difficoltà e può venire fuori. Quindi è stata una partita strana, una partita che nel primo tempo meritavamo ampiamente. Dobbiamo capire adesso tutti insieme, ripeto tutti insieme, perché non c'è stata la reazione poi dopo il secondo gol loro. Ti chiedo se saranno fatte delle riflessioni, insomma, su quello che sta dando questo organico, sulla conduzione tecnica, se da parte della società saranno, cioè, insomma, saranno fatte delle riflessioni un po' a tutto tondo, anche in merito a eventuali possibili, probabili, non so, dimmi te, future decisioni. Siamo in un momento di difficoltà di risultati perché il primo tempo non mi è sembrato così malvagio, anzi, dove dobbiamo essere più bravi è capire che dobbiamo provare a fare anche il secondo gol quando la squadra avversaria è in difficoltà. Quindi non esageriamo adesso, ripeto, in giudizi. Perché è troppo facile poi scendere dal carro. Io su questo carro ci sono da tanti anni e ci sto sia quando si perde che quando si vince. Quindi stiamo tranquilli, andiamo avanti perché dobbiamo preparare subito una partita importante con la Turris e analizzare ovviamente dove abbiamo sbagliato. Io sono abituato ad analizzare di partita in partita e non ricordo prestazioni così disastrose o così è vero che abbiamo forse pareggiato qualche partita in più, c'è stata qualche sconfitta, ma io sono assolutamente sincero, non ricordo prestazioni così negative. Probabilmente la nostra squadra ha dei pregi e dei difetti, ha dei limiti. E abbiamo anche tante qualità e quelle qualità ci hanno permesso di vincere le partite con le squadre anche più forti, ma sia nel girone d'andata che nel girone di ritorno, perché abbiamo vinto anche a Catania, abbiamo vinto anche col Bari. Quindi le squadre avversarie ovviamente dopo un girone d'andata iniziano a capire anche come facciamo noi con le squadre avversarie, iniziano a capire quali possono essere i nostri difetti e giocano su questo. Quindi non mi soffermerei su una fase così lunga. È vero, perché analizzate i risultati, ma nelle prime 10 partite siamo andati anche oltre ogni aspettativa. E quindi qualcuno può pensare anche che questa squadra potesse veramente mantenere le prime 2 o 3 posizioni. È ovvio, ripeto, che poi i valori alla lunga, chi ha un organico con 25 calciatori di assoluto livello, può permettersi anche di alternare un po' la rosa. L'obiettivo è riprendere a vincere subito e provare a rosicchiare dei punti anche a quelli che sono davanti a noi. Quindi è arrivare nella massima condizione, in una condizione ottimale per questi benedetti playoff.